Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. In questo video metterò in evidenza il collegamento molto intimo tra lo stress e la tiroide. Ovviamente è un video divulgativo, quindi cercherò di essere il più semplice possibile e il più sintetico possibile. Ora, il nostro organismo reagisce allo stress, quindi ad un pericolo, sempre in maniera primitiva, sotto il punto di vista attacco o fuga. Per far questo viene prodotto un aumento del cortisolo. Ora, il cortisolo in acuto ha la funzione di migliorare le performance del mio organismo a livello fisico e a livello cerebrale. Cosa fa in realtà? Va a richiamare tutte le sostanze di riserva dal nostro organismo, quindi i micronutrienti, per metterli in circolo e poterli utilizzare per, ad esempio, migliorare uno scatto, per migliorare una prestazione mentale, intellettiva e via dicendo. Per far questo appieno si è visto che ha un collegamento anche con gli ormoni tiroidei, ovvero le nostre cellule, per poter utilizzare questa enorme quantità di micronutrienti che entrano dentro, devono avere una maggior quantità di ossigeno. Per avere una maggior quantità di ossigeno si è visto che il cortisolo aumenterà l'affinità tra gli ormoni tiroidei attivi, quindi l'FT3, e le nostre cellule. In questa maniera abbiamo visto che l'FT3, nel momento in cui entra nelle nostre cellule, cosa fa? In realtà è come se io vado ad acquistare l'ossigeno, quindi aumenta l'ossigeno a livello dei mitocondri come disponibilità. In questo vado ad aumentare la performance proprio della cellula e quindi aumento il metabolismo. La problematica importante è quando noi, per vari pensieri, varie preoccupazioni e non riusciamo a gestire questo stress, manteniamo il cortisolo sempre alto. A questo punto cosa succede? Si è visto che mantenere il cortisolo alto va a creare un input verso l'ipotalamo di rallentamento a livello della tiroide. Per far questo, cosa fa? Inizia a produrre da T4 a RT3. Ora noi abbiamo visto che ipotalamo, ipofisi, tiroide, vengono prodotti l'80% degli ormoni tiroidei in T4 e il 20% in T3. Il T4 è l'ormone tiroideo inattivo, che è legato alla sua proteina che troviamo in circolo, e poi in caso di necessità può convertirsi in T3, che è la parte attiva, e poi in FT3, che è la componente spendibile. In questo caso il cortisolo alto, invece di far avvenire la conversione da T4 in T3, la fa avvenire da T4 in RT3, e l'RT3 è il freno della tiroide, quindi arriverà poi alla tiroide a dire: guarda, ferma tutto perché siamo in una situazione di grande pericolo. Altro problema: mantenere il cortisolo alto si è visto che mi crea uno stato infiammatorio cronico, quindi aumentano le citochine pro-infiammatorie, quindi abbiamo un'infiammazione cronica. Ora, questa infiammazione cronica, al di là di provocare acidosi, quindi accumulo di tossine che mi generano una carenza, ad esempio, di magnesio, mi crea come una nuvola a livello di tossicità sistemica, immaginatela così, a livello delle nostre cellule. Quindi nel momento in cui l'FT3, l'ormone tiroideo attivato, vuole andare a cercare il suo recettore, non lo trova più. E avremo una scarsa affinità tra gli ormoni tiroidei e proprio le nostre cellule. E quindi abbiamo anche qui una problematica di ipotiroidismo. Altro problema importante è quello dell'esaurimento della ghiandola del Surrene. Ma diciamo che un cortisolo sempre alto, perché il cortisolo poi deve seguire dei cicli circadiani. Al mattino si è visto poco prima che noi ci svegliamo, anzi ci svegliamo proprio grazie al fatto che abbiamo un picco di cortisolo, e poi verso la sera il cortisolo deve andare più giù. In questo contesto immaginate di avere sempre il cortisolo altissimo. Ora, ovviamente, la struttura del nostro organismo, che è deputata alla produzione di cortisolo, andrà in esaurimento. Quindi immaginatela come una fabbrica, finirà i suoi ingredienti. Prima di andare in esaurimento, chiede aiuto ad altri metaboliti in giro. Allora si è visto che il progesterone si va a convertire in cortisolo, proprio per salvaguardare inizialmente la ghiandola del Surrene. Ma una carenza di progesterone mi porta a un aumento degli estrogeni. E quindi ci troviamo in una situazione con progesterone basso ed estrogeni alti. E i sintomi sono chiari: stress
stanchezza, tendenza ad ingrassare, sono identici ai sintomi dell'ipotiroidismo e quindi abbiamo in tutti questi soggetti una predominanza estroginica. Tutto questo mi porta un aumento dell'insulina, quindi anche a un'insulinoresistenza, pian piano vado verso il diabete di tipo 2, ma l'insulina alta poi mi può portare anche a problematiche a livello dell'ovaio policistico, quindi vedete come è tutto collegato. E abbiamo poi una situazione sempre col cortisolo alto che mi può portare ad avere una serotonina bassa. La serotonina, oltre ad andare a intervenire sui ritmi sonno-veglia, quindi praticamente io non vado mai a dormire, resterò sempre sveglio, ho problemi di insonnia, posso avere problemi di risvegli notturni, ma che poi vedete è collegato col discorso degli ormoni tiroidei, con gli estrogeni, e insomma è tutto veramente collegato, sembra molto complesso, ma in realtà è semplice da capire. E poi gli estrogeni mi generano un'alterazione delle peristalsi intestinali, quindi abbiamo problemi di intestino, tutto questo mi predispone a un'infiammazione della mucosa intestinale e a una disbiosi. La disbiosi a sua volta è una permeabilità intestinale, ma si è visto che se io ho cortisolo alto, perennemente perché sono molto stressato, abbiamo detto che creiamo molte interleuchine proinfiammatorie, quindi una situazione di infiammazione cronico mi porta a una situazione di stress ossidativo e quindi vado a esaurire anche il sistema del glutatione, che è un potentissimo antiossidante. E si è visto che una carenza di glutatione poi mi porta a una predisposizione della permeabilità intestinale. Vabbè. Potrei continuare per ore, spero di avervi dato le giuste dritte, cioè per comprendere i giusti concetti per comprendere questo argomento, che veramente a tratti sembra complesso e impossibile, ma poi tutto sta a capirlo, però questo per farvi capire che è importante gestire lo stress, perché chi di noi non ha mai provato o non vive giornalmente lo stress? E allora dobbiamo iniziare a fare dei veri e propri esercizi anche di respirazione per lo stress. Insomma, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale YouTube. E perché no, magari lasciatemi un commento su cosa ne pensate e vediamo prossimamente di fare degli esercizi di far vedere degli esercizi pratici per la gestione dello stress. Grazie, ciao!